Il porto di Catanzaro prende definitivamente forma. Al momento sono 110 le imbarcazioni ormeggiate e i pontili creati per l'attracco e ci sarà anche un circolo velico all'interno del porto già finanziato dalla CONI grazie all'bando promosso lo scorso febbraio per la realizzazione, rigenerazione e completamento di impianti sportivi. Il sindaco Sergio Abramo, accompagnato dall'assessore e dal dirigente del settore patrimonio Filippo Mancuso e Andrea Delchi Ottaviano, ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sui lavori. Abramo ha dichiarato che Catanzaro è tra i 183 progetti inseriti nel piano degli interventi infrastrutturali che saranno realizzati attraverso il fondo Sport e Periferie. Tutte la discussione che è nata sul porto si fa o non si farà, abbiamo voluto dimostrare che il porto come infrastruttura è già finito. Mancano alcuni servizi che sono previsti a terra, che sono previsti nell'appalto di 20 milioni, ma oggi il porto è già fruibile. Attraverso, quindi, abbiamo realizzato questo bando per montare le banchine, le barche sono tutte quante attaccate, verranno ampliate dal prossimo anno appena finiremo la pavimentazione in questo spiazzale dove è stato organizzato il Magna Grecia Film Festival. Mancheranno alcuni servizi a terra come il capannone per il messaggio, per i maestri d'asce e la stecca delle attività commerciali. Però come infrastruttura è già finito, quindi questa polemica si farà mai il porto dopo 30 anni, abbiamo voluto dimostrare oggi anche è sotto gli occhi di tutti che come infrastruttura è già finito e che quindi è già fruibile come porto. Il nostro assessorato al patrimonio ha già presentato una domanda al CONI per un circolo velico e abbiamo avuto la notizia che è stato approvato con un finanziamento di 830 mila euro. E il Comune farà la sua parte con un'integrazione a questa somma di circa 60 mila euro. Quindi è un'altra infrastruttura che verrà realizzata all'interno del porto con un finanziamento ad hoc.